Strana coppia in testa al campionato dopo 3 giornate, guidano l'Inter che ha rimontato il Palermo grazie a una doppietta dello scatenato Eto'o e il Cesena di Ficcadenti che batte 1-0 il Lecce con un gol di Bogdani nonostante giochi in 10 uomini per l'espulsione con scambio di persona per ammissione dello stesso arbitro Rocchi di Colucci. Clamoroso poker della Juventus che batte l'Udinese al Friuli, le stoccate di Quagliarella, Marchisio, Iachinta e un autogol di Coda. Non decola la Roma di Ranieri, fermata in casa 2-2 dal Bologna dello scatenato Di Vaio, autore di una doppietta, mentre nel posticipo la Samp concede una clamorosa rimonta finale a Napoli. Dopo il rigore di Cassano, Hamsik e Cavani firmano il successo partenopeo.